Nella bellissima cornice del Teatro Ponchielli si sono tenute le prove della Hoxton Youth Symphony Orchestra di New York, composta da giovani artisti americani, i quali parteciperanno al progetto Masterclass della Camera di Commercio cremonese, prove a cui hanno assistito gli studenti delle scuole superiori come il Virgilio e il Vida, per conoscere le fasi di preparazione di uno spettacolo e ascoltare alcuni brani celebri di Beethoven, Mozart e altri artisti compositori delle più famose colonne sonore. Questo è un obiettivo del festival che ci siamo posti 3 anni fa, quindi ospitare qui nel nostro territorio orchestre provenienti da tutto il mondo, ma che contemporaneamente possono interagire con le nostre scuole, con le nostre realtà musicali per un confronto attivo, positivo e artistico. Oggi c'è un repertorio che fa parte della letteratura musicale classica, perché si parla di Mozart, Beethoven, ma anche di autori che hanno composto appunto per le sigle dei famosi film, per cui un ascolto sicuramente interessante e coinvolgente per tutti i nostri ragazzi. L'iniziativa, volta a far conoscere le orchestre composte da giovani promesse, rientra nel progetto del Cremona International Spring Music Festival, che partirà a giorno in collaborazione appunto con la Camera di Commercio del Comune di Cremona e Regione Lombardia, Comune di Cremona e tutti gli enti musicali del nostro territorio, il Ponchielli, il Museo del Violino e tutti i luoghi d'arte della nostra città. L'orchestra di oggi arrivò dall'America, ma praticamente il 2 di maggio inizieremo con un altro concerto con un'orchestra proveniente invece dall'Olanda, poi avremo un coro olandese, ma abbiamo orchestre provenienti da tutto il mondo quest'anno. È un grande successo della collaborazione tra l'International Spring Music Festival, la Camera di Commercio con il Comune di Cremona e Regione Lombardia, che sostiene invece a seguire il Summer Festival che prenderà avvio nei primi giorni di luglio.